Secondo videino del signore del Muorello! A novembre arriva, perché è un'ora dei video, ci vuole un po'. E io devo pagare le tasse, devo fare le cose che lascio indietro da troppo tempo. È per voi, Agenzia delle Entrate. Dai, è col libricino del Muori! Speciale di Halloween, i morti a caso. Un omaggio a Bertolucci, una cosa a Cortina. Riprende la mano. Ecco la ripresa della mano. Aia. E quindi andiamo con la 27ª puntata del libricino del Muori. Eravamo rimasti alla Wemmy House e alla Wemmy House ristamo quando Roger informa sti due che è morto. Capito? Roger. Ma chi è L? Sì. Ma proprio L Lowliet. Sì. Così debotto senza senso. Sì. Sembrava che dovesse dare ancora tantissimo e invece no. Ma come ha fatto a perdere? Ma non è possibile! Death Note è brutto! Non ha vinto il mio preferito! L'hanno scammato sicuramente! Non vale così! Partiva svantaggiatissimo! Non sapeva le regole! Gliel'hanno pure messe false! Doveva dare retta agli stati! È durato pure troppo! E che ne sai che è morto? C'è sta la tomba! Come la tomba? Non l'hanno cremato! Non rivendete le barzellette dei pasticceri? E comunque no! Peggio! L'hanno glassato! Conosciamo un attimino meglio questi discolacci. Chi so? I cuginetti di L. Perché sono uguali. No, sono altri orfani. Come lo era L. E si chiamano Niar. Sì. E Mello! Come vi ho anticipato, il mio personaggio preferito di Death Note. Mello, il più bello. Perché è quello più incazzato della serie. Dopo anni di onorata carriera youtubica, potresti aver capito che la mia simpatia vira verso quelli che non ci vogliono sta. Non lo so perché. Forse Gigi proietto me stesso. Non lo so. Adesso mi calmo. E poi c'ho sto debole per chi ci prova, per chi soppone, per gli ultimi, non per quelli già arrivati, i vincenti che palle. E per quello che farà è il meglio. No, Mello. Fa ammazzare dalle risate, fa come cazzo gli pare. Poi vedi. E insomma, sti due come altri sono orfani ospiti della Wemmy House. Questa associazione che cresce giovani mutanti, quasi giovani orfani geni e con problemi alla tiroide. Perché guardali, se non c'hai gli occhi a palla, Watari non t'adotta. Sheldon potrebbe essere un candidato. Roger, vaffa una visitina alla madre. Perché il compito di Roger Ruvier è quello di radunare questi bambini dotati e valorizzarli e addestrarli. E che cazzo vogliono fa questi ragazzini? Perché Quillish Wemmy aveva aperto orfanotrofi in tutto il mondo per addestrare i geni dagli occhi a palla? A palla! Come Quillfish! Torna tutto! Che voleva fare questo vecchietto? Una sorta di malato Mitsumasa Kido di Cavalieri do Zodiaco, che già era malato de suo, ingravi di 100 donne. Manco poteva scappare in Messico, tra l'altro, perché in Messico c'ha 3 figli. Ma che ce fa con sti ragazzini? Li manda in giro a distruggere il mondo? Ma non vede l'ora! Qualcuno indaghi su Quillish! Chiamate l'assistente sociale! Ma insomma, tra sti due bisogna scegliere il nuovo investigatore più forte di tutti i tempi! Ma come si fa a sostituire L? Questa impresa è troppo grande per scegliere solo un successore. Ne ha fatta lui da solo! Gli volete fa voi! Per questo mo so in due! E che ne dite di unire le forze? Dai. E no! Lo sai che ci odiamo! Ma io non c'ho niente contro di te! Lo vedi come mi provoca? Farò a modo mio! Ma come, rinuncia al ruolo di L? Agli sponsor, le comparsate? Affanculo! Camperò solo di pubblicità! Chi è Tote il titolo? Se o reggi? Letteralmente manco se regge in piedi, ma è vivo, sì! Bravo, Mello, e dai, cazzo! Non voglio essere un clone come questo! Guardalo, è un mini L! L minuscolo! Ma che è un personaggio questo? È veramente una pallida imitazione! Pensaci te, io me levo dal cazzo! Tanto ormai ho quasi 15 anni! Cheat! Vabbè, allora! Praticamente un bamboccione. Oh, da Pallet Town, Biancavilla se ne vanno a 10. Vabbè, se proprio vuoi andare, portate pure lui. Questo dovrebbe uscire. Portalo a Piampo de Sole. È ancora più sbiadito di L. Invece no, le loro strade si dividono qua. Time Skippone 2012. Il futuro. Ai tempi, 5 anni dopo. E guardalo come ci prova. Niar, non te sede come L. Mo capisco perché lui non m'è mai stato tanto simpatico. È proprio un L freebooter. Almeno Mello c'ha una personalità. Lui proprio, guardalo. Si potrebbero però vedere come i due lati della personalità di L. Splietta.
stati quello calmo, pure troppo, e quello fumantino. Dai cazzo bello, dai. Niere pure raccomandatissimo. Se fa spegne dal presidente americano e dalla polizia, che ora sanno dell'esistenza del falso L, perché è questo il vero nuovo falso L, e vuole riprendersi il titolo. Andiamo a casa Kami. Light è sempre più bello, sempre più intelligente, sempre più affascinante, sempre più... Invece Matsuda sarà maturato? Quanto vorrei che Kira ammazzasse tutti quelli che fanno vedere i volti dei criminali, questi spingitori di criminali. Matsuda, sei proprio un coglione populista. E se te lo dice Misa vale due insurti e mezzo, eh. Però un po' sei migliorato, dai. Grazie Light, sempre una parola buona da te. Non ti sparerò mai, giuro. Perché questa è proprio la narrazione che voglio portare avanti. Perché è innegabile che per la gente brava il mondo adesso sia un posto migliore. Non c'è di che. Basta parlare di lavoro. Parlavo de freschezza e giovinezza con Sayu! Cresciutella pure lei! Da 14 è zompata a 19 anni! Eppure lei bella, intelligente! Insomma, 7x8? Così de botto! Che t'ho dato a fare ripetizioni! Ho perso tempo, potevo far fuori un clan mafioso in più! Amorevole Light! Stiamo parlando di Sayu e senti chi ti passa? Un grande ritorno per Sayu! Ne avrà bisogno! Lei è quel boomer de Matsuda, giusto? Ma no, sono nato negli anni 70, so generazione X, perché bisognerebbe metterci una X sopra da cancellare. Non so così vecchio. E anche tu sei sbocciata come un cavolfiore. Non sarai boomer, ma sei viscido come loro. E poi sei un coglione, ricordiamolo. Insozzi i geni della famiglia, del dio. Senti chi parla. No cara, non posso decidere io per mia sorella. Ha diritto di scegliere chi vuole. E io amerei il mio futuro nipote, per quanto stupido imbecille al limite del menomato. Sara, gli chiudo le tube. I genitori sono proprio contro de base, perché è una guardia pure lui. È troppo pericoloso. Non voglio che a mia figlia succeda niente. Tutti sono vecchiati, tutti sono cresciuti, tranne Light, che invece lo disegnano sempre uguale. Non s'azzardano a mettergli una ruga, gli animatori. Quanto è bello! Sayu quindi esorta il fratello a trovare, a sposarsi. Oh, la vendetta della puntata 13! Dopo anni! Allora anche lei, sotto sotto, ha un'anima rancorosa malvagia. Ryuk intanto in questi 5 anni si è sollazzato ammirando la dicotomia tra l'amorevole famigliola e gli oscuri segreti che contiene. Che taglio! Ma il dramma è dietro l'angolo. Proprio l'angolo dove hanno rapito il capo della polizia giapponese! Chi t'è morto? Kitamura? No, Takimura, che è proprio il mega direttore generale della polizia giapponese. Bene, chi t'è morto non è morto. E questo? Manco, perché questi rapitori vogliono scambiarlo con Libricino. No, allora lui è morto. Ma cosa ne sanno questi malfattori? No, del libricino del muore? Che è mio! Mio! Non glielo darò mai! Ma dai, è uno! Tu ce n'hai tre! Uno è quello di Misa, associato adesso a Ryuk, che era di Gelos, che dà per terra Rem Pio. È quello seppellito e di cui Misa detiene delle pagine. Poi c'è quello che usava Rem e che poi ha raccolto Light. Infine c'è quello originale che ha fatto parte di tutto, The OG Note. Questo è quello che c'ha la polizia. E pare che gli lascio proprio quello. Piuttosto che lascio mia sorella. Spuntano fuori pure gli agenti americani, come John McEnroe, che dopo il tennis si è reinventato detective. Che ci fai qua? We want to give you a mano. Ci abbiamo già a mane, grazie. Com'è sta cortesia? Because respectively we think you siete buoni. Come osa insultarmi in questo modo al paese mio? No, però c'hai ragione, non è che abbiamo fatto sti progressi in 5 anni. Quindi, please, consegne us de libricino. Ho già sentito sta cosa. Siete stati voi quindi a rapire il nostro capo. What the fuck are you dicend? Sì, che arrivi qua impreparato, me lo chiedi così senza avere una carta da giocare, a sganciare una bomba del genere che volete il quaderno? We are habituated to sganciare bombe in Giappone. Botte non te nego.
angoli, e c'ha ragione. A questo punto Near capisce che qualcuno ha agito prima di loro. Mello, è stato Mello. Ditegli che gli darò una manina, e con quella stessa manina gli zotterò il quaderno. Cambio scena, Ryuk! No, Mello che gli ha fregato il cappotto e ci rivela la sua ossessione, come ogni ragazzino della Wemmy House ha. Near c'ha i puzzle e i giochi in generale. Mello che c'ha? L'Emmental! Non i dolci, ma un tipo solo, il cioccolato. E L che faceva? Giocava coi dolci. Fizzero? No, Mello. No, aspetta, c'è qualcosa che va. Meglio. Il suo gruppetto fa sputare fuori a Takimura le informazioni sulla task force di Kira. Quattro poracci sono rimasti a indagare. E il capo è Chiro Yagami? Sì. Mi piace lavorare coi padri di famiglia. Coinvolgi tanta gente. Io deduco e ve dico che ci sono due quaderni o più. Uno ce l'ha Kira e l'altro è il guardia. E noi si pieremmo tutti, tutto quello che nuoce. Che bravo! M come maestro! Come me coglio! E c'è gente che ancora va presso a Near! Come Near ha intenzione di usare la legalità per catturare Kira, Mello vuole usare la criminalità, unendosi a sto gruppo dei mafiosi americani random. Alla Sanctuary, che offre il suo cuore per la missione! Occhio che light so via! Questo c'ha uno sguardo più sociopatico di Kira. No, ritiro tutto. Scusa, scusa. Tavia invece se l'è presa. E qualcuno ne pagherà la spesa. Regolette del muori. Se scrivi solo morte per incidente come causa, la vittima morirà di incidente dopo 6 minuti e 40 secondi. Numeri che abbiamo già approfondito nelle puntate previously. Qua c'è scritto natural accident. Ma un incidente può essere naturale. Investito da una macchina non mi pare molto naturale come cosa. Te casca una pigna in testa. Vabbè. Seconda regoletta. Anche se le condizioni di morte riguardano solo la vittima designata, nell'anime, se potrebbe causare danni ad altre persone, la vittima morirà di schioppacore e basta. Ma comunque, insomma, in futuro gente darà fuoco a cose prima di morire e quello potrà far danni a altri. Vabbè, parte 2. E vai con la parte 2 della puntata! Boss, boss! Non può capire che è successo durante le regolette! Che è successo? Takimura si è impiccato! È finita la sequestro Roselleini. M come Maiana. Pensavo tu venissi da Palmelloania. Ma sti cazzi de quel vecchio Acab. No, sta buono, ha appena cambiato il governo. Quelli ste frasi napiano bene. Al Kira Ar Bastard. E ha ammazzato lui perché non sa chi siamo noi. O avrebbe ammazzato noi. Ma così non abbiamo più l'ostaggio, Mello. Abbiamo fallito. Ci vedi grandi, grossi e mafiosoni. Ma anche noi soffriamo. Consigliaci tu, ragazzino sbucato un anno fa a cui da moretta. Il fallimento fa parte della crescita. Non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo crederci. Hai ragione. Avrei voluto un padre come te. Che famo? Riproviamoci. Stavolta tocca Sayu Yagami. Te pareva? Oh, non te fanno rivedere un personaggio mai a caso, da nessuna parte. Rieko Sayu, bam, secca. Ma poi questi, dopo il rapimento del gestore della sicurezza pubblica giapponese, ma non staranno un po' più attenti? La task force original, diffidate dalle imitazioni, scopre che il tennista non è un tennista, ma è davvero un agente. E si chiama Circuito Sterrato Connor. Larry Connors, non Rally. Io ho capito che in giapponese hanno difficoltà con la pronuncia, non esiste la L, la R, il cucchiaio, quello che ti pare, non esiste il suono. E vabbè, ma almeno scriverlo giusto la L. C'entra niente. È questo qua comunque. Dai, un altro sulla lista nera futura, perché pa' adesso non avrebbe senso. Ma perché il rapitore non chiama? Che si siano già resi dopo la morte di Takimura? Erano così scrausetti? So troppo forti ormai, non devo preoccuparmi più di niente. Non devo starci troppo a pensare. Stanno aspettando 3 giorni come da regola? Perché non chiama? Forse sono io con qualcosa che non va? No, questo non è possibile. Light ora come ora è un po' passivo. Sta solo rispondendo agli attacchi. Sta un po' sottovalutando queste nuove minacce che non capisce da dove arrivano. Ma è sempre lui. E ci arriva il fatto che adesso più nessuno è al sicuro. Takimura sa che lavora al caso, quindi forse sarebbe meglio protegge pure le nostre famiglie. Chiama mamma un attimo. Light!
Niente, Sayu condannata perché Misa distrae tutti, perché vuole fa roba. Andiamo a sfatare le dicerie sulla tua omosessualità. Quelle dicerie non mi danno fastidio. Omosessuale non è un'offesa, falli parlare. C'ho da fa. Ma ormai è troppo tardi. Sayu sei tu? Ciro, ma che stai facendo lì? Ma non lo sai che Sayu è stata rapita da me? Sayu, Sayu! Un ciclo che si chiude! Ciro è disperato, ma guardate Light come la prende da signore. Inteso non come uomo altolocato signore, ma proprio come il signore! Perché anche in questi momenti lui rimane. Bello, ti ricetto affascinante, simpatico, modesto, perfetto, fortuna in tu, testa, amore, tanto se pari così, sei credente, vuol dire che compiti con atletico, comprensivo, persino, oggetto, l'amato, che devo sognare, ammirare, rispetto, supermutoso, riflessivo, meritevo, l'accogliente, pragmatico, educato, previdente, perfezionista, trasformista e... Prima botta, sempre e comunque, mamma mia. Sono il più forte! Dai, cazzo! Composto! Composto da tutte le cose belle di questo mondo. Non si fa sopraffare dalle emozioni. Non se le ricorda più. E l'hanno rapita off screen. Ci hanno fatto il lodimo. Non avvertite la polizia. Ma anche se avverti, manna chi te pare. Anzi, porta de guarca amico, perché da solo do cazzo vai. Bacini galattici! Light sarà tutto quello che ho detto prima, ma sta botta l'hanno fregato. E te credo, non mi stai sul pezzo! Te accasci sulla vittoria dei 5 anni fa, hai un po' abbassata la guardia. Qua tocca sempre dimostrare! Ryuk adesso avrà un po' di comprensione per il suo compagno da anni ormai. Mo ricominciamo a divertirsi! Dai! Light, ti stai preparando alla vita da figlio unico! Perché mo devi far secca pure lei! Non c'è spazio per le raccomandazioni nel nuovo mondo! Ryuk ha un sacco di pregi, ma l'empatia non è uno di quelli. Papà, stai bene! Light, ma oggi te sei veramente rincoglionito! No! Non sto bene! Da Swinub sto passando a una colorazione Beartic! Stai tranquillo, non la uccideranno, perché non sono stati loro a uccidere il Police Chief, ma Kira! E perché? Perché è bravo! Secondo lui non vuole che il quaderno finisca in mano a dei malviventi. A lui sta bene che ce l'abbia la polizia. Ed è anche buono per noi, si evince meglio nel fumetto, perché vuol dire che è riuscita fuori questa fantomatica talpa che potremmo adesso catturare. Lo dico io prima che voi sospettiate qualcosa. Giusto, giusto. Ma adesso perché Kira non dovrebbe ammazzare Sayu? Già, perché? E infatti è andata. Papà, stiamo parlando di tua figlia. La mia piccina ormai è scioppata. Non lo farà Kira, perché non se la prende con le ragazzine indifese. E soprattutto perché questo la polizia non lo sa. Lo sappiamo solo noi. E quella fantomatica talpa non potrà dirglielo. Ecco perché Sayu non muore. E perché la gente non sospetterà di Light. Perché questa informazione non esce fuori. Meglio se la gestimo solo noi. Guarda come se l'è incartata. Per aver il controllo della situazione e salvare la sorella. Bravo Light. Te stai ripia. Oggi sei Diesel. Mentre Nier gioca con dei fiammiferi. Ma levategliela la creatura. C'è fa gli skyline, scenografo dei video dei Rene Grandi. L'avete scioccato questo? Ancora no? Ma che vuoi, Nier? Ma fagli vivere la sua vita? No, noi dobbiamo stare vicini, vicini. Nier, Nier! No, questa devo tagliarla. La spedizione è stata consegnata. Vuole valutare il servizio? Non stammi fia! Non vi lascio la recensione positiva se non controllo l'integrità del pacco. Eccola, manco è scartato. Com'è arrivata? C'è ancora il bollo. Noi siamo a Los Angeles, se siete così deficienti da non averlo ancora scoperto. Vi esce. E Ciro c'ha una luce strana negli occhi. Faccine rapine, intensi frizz. Parcheggiate via qualsiasi camion che si trova a 500 metri da lui. Io vado con l'aereo. Guarda che in America sono incazzatissimi se te freghi in aereo. E me porto il quaderno. Ma non esiste proprio. Vai a dirottare gli aerei piuttosto. Oggi ho perso mezza famiglia. E succede. Il prezzo da pagare per l'utopia. Non lo sto dicendo da pezzo grosso della polizia, ma da papà. Peggio ancora. Composto, come ti ho detto prima, non farti guidare dal sentimento sopra la ragione. Non è una serie Disney Plus. Il quaderno è troppo importante. Ma tua sorella di più. Puoi farne altre. Ragioniamo. Freccettine. Centro. No, Nier, se buono manca a tirare una freccetta. Te lo stanno a far capire in tutti i modi che non è in grado. Ennesima chiamata al telefono. Chi è? Sono N. So che te stai andando a fa pure te con la tua task force freebooter. Freebooter secondo te? Secondo L?
Tuscettissimo! Forse anche se pare mezzo addormentato, è più sveglio di quanto pensi! E noi non siamo la Task Force Freebooter, ma l'SPK, la Special Provision for Kira, creata col solo scopo di catturare Kira. La concorrenza, fondata il 12 marzo 2009. Quindi da mo' che stiamo a lavorare... Indovina quanti siamo? 7. Pure te t'ha cavi. Te lo concedo. T'ho chiamato perché solo una cosa voglio sapere. Solo una. Dimmi. Tu chi cazzo sei? Io sono N. Un'altra lettera! Ma quanti siete? Un abbecedario dei cacacazzi! Della stagione 2 contro chi sarà? Le tabelline! Ma era finita! Avevo vinto! Catta, iatta, infratta i quaderni! Lasciatemi lavorare! Lo faccio anche per voi! Come finirà? Lo scopriremo più in là! Ciao ciao!